Nei primi due lustri del 1500, Guido Reni a Roma, non ancora del tutto asservito dal suo vizio fatale per il gioco e perciò ancora buon amministratore dei propri proventi, pare si fosse creato una riguardevole collezione di dipinti di grandi maestri, ove non mancavano opere del suo stesso antagonista Caravaggio, pitture insigni, delle quali tornato in patria, mostrava riempito tutto l'appartamento a basso di Via delle Pescherie. Prontamente dunque Reni, forse in anticipo su quell'altro grande pittore mercante che fu a Venezia Nicolas Regnier, percepisce la nuova funzione dell'artista seicentesco, un po' sensale e un po' consulente, che traffica dipinti propri e di altri artisti. Le opere di questi ultimi sono ancora in parte legate alla funzione didattica della bottega, ma sono soprattutto oggetto di investimenti e di guadagni. L'artista mercante del XVII secolo, quindi, in contrapposizione all'artista conoscitore ed erudito del Cinquecento, rappresentato ad esempio da Bartolomeo Passerotti. Così probabilmente intendeva il collezionismo anche il vecchio maestro di Reni, Denis Calvert, che non mancò di redarguire aspramente l'ex allievo, affermando non convenirsi per avere un modo al suo valore simile applicazione, propria solo di torcimanni e barattieri. In effetti, la scaltrezza commerciale di Reni, almeno fino a che negli ultimi anni i crescenti affanni dei debiti di gioco gli tolsero lucidità ed equilibrio, è ben testimoniata da Malvasia. Ai suoi committenti più importanti, principi e cardinali, evitava di chiedere un prezzo, rimettendosi alla loro stima, che di solito non mancava di essergli più vantaggiosa di quanto egli stesso avrebbe richiesto. Per gli altri difficilmente trattava di persona, servendosi quasi sempre di intermediari di diverso tipo, adatti alle diverse classi sociali dei clienti e che comunque sempre mostravano aver ottenuto per i medesimi l'opera come favore personale, con l'ovvio risultato di escludere così sul nascere qualsiasi possibilità di mercanteggiamento. Ci sono anche artisti moderni che si comportano più o meno allo stesso modo. Donde la necessità di quei segretari sensali, talvolta allievi stessi di Guido, che si avvicendarono al suo servizio. Dapprimo un certo Rognone, cacciato per rissa, ma soprattutto per quel suo vantarsi in giro di prestare denaro al maestro per i debiti di gioco. Poi Bartolomeo Belcollare, uomo destro molto e avvenente, morto però di peste nel 1630. E ancora Giacomo Disegna, detto il Siboga, Pietro Gallinari, un certo Alessandro, un Francesco, e infine Marchino Bandinelli, che stette con lui sino alla morte. Tutti abilissimi nel doppio gioco, riscuotendo laute mance anche dai committenti per sollecitare o favorire questo o quel lavoro, tranne forse Giovanni Giacomo da Mano, che non fu segretario fisso ma spesso usato da Reni, immune da simili miserie, essendo egli ben nato e comodo di beni di fortuna. Anche l'immagine, fosse essa spontanea o un po' forzata, che Guido Reni dava di sé, contribuiva al maggior prestigio della sua pur nobilissima produzione. Di carattere schivo e riservato, egli spesso dava nel burbero ed arrogante, come quando decise di raddoppiare il prezzo a figura dei suoi dipinti, dopo che uno di questi, giunto a Roma, fu giudicato troppo caro da Pietro da Cortona. O come quando certi cappuccini, frati cappuccini, visto il presepe per la certosa di Napoli nel suo studio, azzardarono una valutazione dell'opera per loro eccessiva, ma corrispondente solo ad un terzo del prezzo ritenuto giusto da Guido Reni. Si vede bene, cari padri, disse lui, che non vi intendete che di povertà. Questo era il carattere di Guido Reni. La scuola di Guido Reni, Artioli Editore in Modena, stralci dal saggio di Massimo Pirondini.